Ma quindi è meglio agricola o caverna? Per farvelo scoprire, oggi giochiamo a caverna! Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi! Noi siamo i Giullari e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay che come sempre è online grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. E per rispondere finalmente a una delle domande più dibattute che negli ultimi irrisposta. 10 anni della storia dei giochi da tavolo, oggi giochiamo a caverna per permettervi di capire se sia meglio agricola o caverna. E per poterlo fare voi, anche se non li avete mai giocati, potete andarvi a vedere anche il nostro gameplay di Agricola che trovate linkato qua in alto tra le schede. Oggi quindi sul nostro tavolo Ars Lignea, ecco qua, vedete apparecchiato tutto questo popò di roba, tantissimissimi componenti, poi te la faccio dire l'ambientazione, stai tranquilla. Perché ci tenevo a dire sin da subito che se vi sembra che non lo vediate bene, andatevi a vedere quello di Agricola che io ho guardato ieri sera, anche lì non si vede granché perché c'è proprio tanta roba. Il gioco, questo è la vecchia edizione della Uplay, per quanto adesso Asmodee l'ha finalmente ristampato e quindi se poi il video vi sarà piaciuto, vorrete anche voi avere assolutamente caverna, trovate un link qua sotto in descrizione se vi va. Quindi sul nostro tavolo Ars Lignea oggi vestiremo i panni di coraggiosi nani che vivono negli anfratti delle caverne. Quindi scavando e picchiettando col piccone andranno alla ricerca di rubini e minerali, ma anche cercheranno di farsi posto appunto nelle caverne per creare nuove stanze e far crescere la famiglia, così come abbattere gli alberi nelle foreste accanto per creare i pascoli di animali. Dove allevare i propri animali. Però siamo nani armati, quindi andremo anche a fare delle spedizioni che ci renderanno molto ricchi forse. Se già conoscete Agricola, avete visto il nostro gameplay, noterete che ci sono molti punti in comune. Infatti Caverna è proprio stata un po' una reimplementazione di ciò che era Agricola. Per quanto ci sono alcune sostanziali differenze, e vi diciamo sin da subito, vedrete che il gioco non ha più quella strettezza e asfissia tipica di Agricola. Ma non ci sta più quell'ansia da cibo, perché i nani, come si sa e come ci ha insegnato anche Richard Benson, che salutiamo, i nani si mangeranno letteralmente anche le pietre pur di non morire di fame. E quindi, come vedrete, non sarà più così opprimente il fabbisogno di cibo. Non abbiamo stabilito che il primo giocatore, ma c'è tu il segnalino primo giocatore davanti, okay. Lo vuoi fare tu. Partiamo con un cibo a testa, sì, che non ci siamo ancora dati. E quindi un cibo a te, un cibo a me. Dove te lo metto lì? Va, sì, bene, tieni lì le tue risorse. Io le tengo, non so dove mettere le cose perché aspetta, le vediate. Metto qua, va. Mettiamole lì, ok. Quindi non rubarti poi le risorse dalle nostre geek box. Ecco, queste scatolette non sono incluse nella scatola. Almeno non erano incluse nella scatola che abbiamo noi. Non sappiamo se ci sarà qualcosa di diverso nella nuova edizione. Nel caso, se l'avete presa, fatecelo sapere qua sotto tra i commenti. E ultima cosa che vi diciamo ancora prima di partire, che partita a due giocatori, quindi i round di gioco non saranno 12 ma saranno 11 perché salteremo il nono round e anche le plance con gli spaziazioni variano a seconda del numero di giocatori, questo è setappato per due. E ultima cosa, gli edifici, giochiamo nella versione introduttiva, che è comunque consigliata quando si è meno giocatori, in cui si hanno meno edifici a disposizione. Se no sul retro di queste plance, che non possiamo mostrarvi ora, c'è tipo il doppio e più ancora degli edifici disponibili per la costruzione. Parte, sì, no? Ne abbiamo, c'è tanta roba oltre ciò che vedete fuori perché non sapevamo dove mettere tutto quanto. Quindi, come già era in Agricola, piazzamento lavoratori, noi partiamo con una famiglia composta da due nani, li utilizziamo per andare a svolgere varie azioni. Devi solo andare a riempire le postazioni. Sì, perché ogni round di gioco si comporrà di 5 fasi, non tutte e 5 verranno fatte, o meglio la quinta non verrà fatta in tutti quanti i round. La prima fase del round è rivelare una nuova carta azione, che nel nostro caso è la costruzione di miniere di minerali. La andiamo a mettere nel primo spazio azione e questa azione sarà già eseguibile da questo turno. Okay. Dopodiché, seconda fase, rifornimento. Quindi andiamo a mettere su tutte le carte quello che c'è indicato da queste frecce. In questo caso ci dice che sull'escavazione noi andiamo a mettere una pietra e ogni round noi aggiungeremo pietre, come già era anche in Agricola, e chi andrà prenderà tutto ciò che c'è di sopra. Alcuni spazi come questo, vedete che hanno un 1 tra parentesi oppure un 3 scritto grande. Vuol dire che se è vuoto se ne mettono 3. Se invece ci fossero già dei legni
sopra questa carta, allora se ne va ad aggiungere soltanto uno. Un altro legno là, un altro legno là, una pietra qua, un cibo qua. Ora, di questa cosa me ne occuperò io solo per il semplice fatto che altrimenti rischiamo di fare pasticci e tu lì l'hai già messo, tu là sì, l'hai già messo, lì l'abbiamo messo. Ecco, questa è ancora una cosa, un'altra differenza in due giocatori. Nell'estrazione di rubini, solo nelle partite in due giocatori, non si aggiungono rubini nei primi due round, quindi inizieremo a metterli dal terzo round in poi. Okay. E basta così, ho fatto il rifornimento. Terza fase del round, la fase azioni. Quindi a partire dal primo giocatore prendiamo uno dei nostri nani e lo mandiamo a fare un'azione che vogliamo. Sì. Sì, 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 sì. Allora, io per non saper né leggere e né scrivere, vado nell'azione... Con il nano, non col primo giocatore. Là dove ci sono i tre legni. Ok. Allora, in questo qua, questo spazio azione è doppio. E noi possiamo scegliere, come ci dice qua in mezzo, e poi oppure. Oppure vuol dire che noi possiamo scegliere di fare anche solo una delle due opzioni, che in questo caso è raccogliere il legno e fare una spedizione. Se scegliamo di farle entrambe, però la spedizione va obbligatoriamente fatta dopo aver anche raccolto il legno. Quindi Vale prende i suoi tre legni, dopodiché la spedizione in questo momento non la può fare perché il suo nano non è armato. Tutto dove c'è questo simboletto qua, che poi cambierà anche ancora di con il numeretto scritto dentro, potrà essere fatto soltanto dai nani che abbiano un'arma con sé. Per il momento quel nano l'arma ancora non ce l'ha, quindi niente. Io verrò a... Vediamo un po'. Brucia, va bene. Lì c'è quella roba lì. Ok. Ok. Vediamo un po', non lo so, sono indeciso. Allora, io guardo, io faccio così. Vengo qua, mi prendo il cibo, prendo anche i due minerali che sono indicati lì sotto e inoltre divento il giocatore iniziale. Quindi vuol dire che nel prossimo round agirò io per primo. Ok. Ok. Allora, vabbè, a sto punto io vado a fare rifornimento. Vado a fare rifornimento. Ok, quindi il rifornimento Vale prende un sacco di roba. Quindi prende un legno, una pietra, un minerale, un cibo e due monetozze d'oro. Le monete d'oro cosa sono? Saranno punti alla fine della partita. Ci sarà anche la possibilità di mangiarsele fondamentalmente. Sì, tutto, diciamo quindi comunque andare al mercato, immaginiamo, e spendere l'oro per comprarsi questi del cibo. I nani rispecchiano, mangiano pietre, non so, tutto. Quindi io con la mia ultima azione vengo a fare che... vengo a fare un'escavazione. Scavando prendo innanzitutto, prima prendo le pietre, perché anche questo è un e oppure. Dopodiché posso andare a scavare la montagna. In questo caso io sarò obbligato a mettere questa tipologia di tessera, che come vedete ha questo corridoio e questo spazio per una stanza. Sul retro c'è lo spazio con due stanze, ma con questa spaziazione non lo posso fare, lo potrò fare solo con questo. Quando vado a scavare, devo piazzarla orizzontalmente o verticalmente adiacente ad almeno un qualcosa che ho già all'interno della mia caverna. Quindi io la metterò qui così, facendolo copro anche questa falda acquifera che mi dà un cibo. E basta, l'ho posizionata e quindi ho più spazio poi per ospitare stanze nella mia caverna e anche per scavare più in profondità, andare a cercare le miniere di minerali e di rubini. Finisce qua la nostra fase azioni. Quarta fase del round, c'è il ritorno a casa. Ogni nano che noi abbiamo sulla plancia ritorna e deve avere spazio nella casa. Noi con la nostra stanza iniziale abbiamo spazio per due nani all'interno della nostra famiglia anche. E per una coppia di animali. Dopodiché, quinta fase, si vede se c'è la fase di nutrimento, però del raccolto, scusatemi. Però alla fine del primo round, come ci dice anche la nostra plancia, non ci sarà nessun raccolto. Quindi in questo momento la saltiamo e la vedremo dopo per quanto funziona esattamente come funziona quella di agricola, con una piccola differenza. Quindi non funziona esattamente. Sì, perché il raccolto di per sé è uguale, però qua ci sono anche tre raccolti speciali che potranno capitare a caso alla fine di qualche round e li vedremo quando arriveranno. Quindi, secondo round, riveliamo ed ecco qua c'è l'azione forgiare, quindi noi possiamo andare ad armare i nostri nani con questa azione. Okay.
Quindi io che mi sono messo rifornimento. Quindi pietra, cibo, rubino non ancora. Quello spazio è vuoto, quindi mettiamo 1, 2, 3 legni. Questo invece ha già su dei rubini, dei minerali, quindi ne aggiungiamo solo uno. E laggiù un legno e un cibo. Un legno e un cibo. Ok. Perfetto. E sei tu. E sono io il primo. E io voglio proprio venire a fare, per quanto tu minerali non ne hai uno. Quindi io voglio proprio venire a fare subito l'azione di forgiare. Sapevo che sarebbe uscita o qua, quindi mi sono messo primo per poterlo fare. Bravo! E vengo con un mio nano non armato, perché solo i nani non armati possono andarsi a forgiare un'arma. Se un nano avesse già un'arma non può più fare questa azione. Vengo lì e forgio. Come mi dice la carta azione, che vi faccio vedere un attimo, io posso spendere da 1 a 8 pietruzze nere, quindi minerali, per forgiare un'arma di pari livello. Poi, oppure, quindi in alternativa a fare l'arma, posso comunque fare una spedizione di livello 3. Io scelgo di dare via entrambi i miei minerali e quindi forgerò un'arma di livello 2 al mio nano. Ovvero gli vado a mettere questo elmo con sopra scritto il numero 2 a indicare che lui adesso ha una forza pari a 2. Dopodiché vado a fare una spedizione. La spedizione di livello 3, che significa che io potrò prendere 3 ricompense. Ma quali ricompense? Dipende da questa carta che noi abbiamo con questo riassunto, che ci dice che il nano di livello 2 ha accesso a, dove sono, queste due ricompense e anche tutte quelle dei livelli precedenti. Io ne potrò prendere 3 a scelta tra queste, ma dovranno essere tutte e 3 diverse. Io sceglierò di fare subito un grano, di fare una pecora e un cane. Dove sono? Ah, ce l'ho io, vero? Quindi io prendo un grano, una pecora e un cane. Allora, gli animali sono tutti animali da fattoria tranne i cani. Che vuol dire? Che noi, come c'è scritto qua, possiamo tenere in casa una coppia di animali, quindi animali della stessa specie. Io inizio a mettere la mia pecorella. Dopodiché il cane è randagio e quindi il cane può stare dove cavolo vuole, però è affezionato a noi e non scappa. Quindi i cani noi li possiamo tenere dove vogliamo. Poi avranno anche un'altra funzione che vedremo tra un attimino. Mi sono preso quindi il grano, la pecora e il cane. Alla fine della spedizione, il nano che ha fatto la spedizione si è potenziato, perché è andato in spedizione, ce l'ha fatta, e quindi in automatico il suo livello di armi aumenta di 1, quindi poso il 2 e prendo il 3. Vi faccio anche notare subito che una delle ricompense sempre attive, perché è anche quello di livello 1 lo può fare, è quello di migliorarsi l'arma di un livello, quindi più l'avanzamento automatico alla fine, noi potremo anche fare aumentare l'arma di 2 livelli con una sola spedizione. Vai, amore. Sono molto indecisa, ma molto molto indecisa. Però farò che andare qua. Ok, quindi ti prendi 2 cibi e poi, oppure, puoi arare un campo, praticamente disboscare, quindi abbattere le piante. Prendi anche un grano. Abbattere le piante e andare a crearti un prato verde su cui potranno trovare spazio i recinti, che trasformeranno quindi quei prati in pascoli, e i campi già arati, pronti per essere seminati, come era già anche in agricola. E devo partire da qua, dove c'è l'ingresso della dimora. Quindi io, mettendomi qua, vengo anche a coprire questo ruscellino che quindi mi dà un cibo. Ok. E lo metto così. Perfetto, cibo dato. Io col mio secondo lavoratore verrò qua a fare taglia e brucia. Quindi anch'io, come Vale, vengo a mettere questo qui. Anch'io ho coperto il ruscello e quindi prendo un cibo. Inoltre, con l'azione taglia e brucia, dopo aver piazzato questo, posso subito seminare. Noi possiamo seminare solo nei campi arati, possiamo seminare solo grano oppure ortaggi. Stesso modo di agricola, piazzando un grano, ottengo immediatamente 2 grani dalla riserva che io vengo a mettere sopra il grano che ho. Con questa azione, quando si semina, io posso seminare al massimo 2 campi con grano e 2 campi con ortaggi. Questo ve lo specifichiamo perché di sicuro non riuscite a leggerlo sullo spazio azione. Questi ora stanno qua. Avessi invece scelto, avessi avuto la possibilità di seminare degli ortaggi, ne avrei messo solo uno preso dalla riserva sopra l'altro. E Vale, la tua ultima azione prima del ritorno a casa.
Allora. Ok. E io ti dirò. Ti dirò perché, a meno che tu ti metta qua, allora diventi tu la prima. No, però... Hai l'amore nel cuore. Ok. Prendo questi, poi ne prenderei più due. Avessi una miniera di minerali, che però non abbiamo. Quindi, finisce qua, ritorno a casa. E, importante, le armi dei nani restano i nani che si sono armati. Non possono imprestarsi le armi gli uni con gli altri. Non c'è ancora il raccolto in questo round, ma ci sarà alla fine del successivo round. Quindi iniziamo il terzo round e aggiungiamo questo. Attenzione, qua non c'è una carta girata al contrario, semplicemente questa carta che noi siamo certi entrerà nel prossimo round e la carta che ci permetterà di aumentare la nostra famiglia se avremo spazio. Questo qua, allevamento di pecore, quindi ci permetterà di recintare i nostri prati e poter prendere pecore e anche costruire stalle. Andiamo a fare il rifornimento. Quindi uno qua, qua ci sono già, qui andiamo in ordine però, sì. Andiamo in orizzontale, qui, questo è il terzo round, quindi finalmente arriva il primo rubino, rubini che sono la risorsa, diciamo, jolly del gioco, noi possiamo usare rubini in mille modi per ottenere tutto quello che vogliamo, qua già c'è del legno, quindi ne metto solo uno, qua non ci sono minerali, quindi ne metto due, là uno e là un cibo. E una pecora, che ce l'hai tu? Io, vero? E quindi sono sempre io il primo giocatore, io ora ho un nano armato e uno no. E adesso io sono vincolato a posizionare tutti i miei nani in ordine di forza, partendo dal più debole e piazzando il più forte per ultimo. Con i rubini, come vi dicevo, si possono usare in mille modi, io potrei anche spendere un rubino per ignorare questa regola e quindi mandare avanti il nano che voglio in quel momento lì. Io adesso, non avendo rubini, però sono obbligato a utilizzare il mio nano non armato e fare qualcosa. E potrei fare, quasi, non quello che vorrei fare io, mi raccomando. Guarda, faccio questo. Bravo. Quindi prendo tutto il legno che c'è, che sono tre, e poi nuovamente vado a farmi un campo. Anche qua devo continuare a piazzarli sempre adiacenti a qualcosa che già ho. Io sceglierò di venirlo a piazzare comunque qua, in questo modo. Potrei anche piazzarlo in questo modo, sì. Non devo far continuare campi con campi, prati con prati. L'importante è che tocchi qualcosa che ho già piazzato. Mettendomi qua, inoltre, ho coperto questo spazio dove c'è un cinghiale e quindi io immediatamente ottengo il cinghiale. Come funziona adesso? Io dove lo posso tenere? In casa no, perché c'ho già una pecora e lì ci va al massimo una coppia di animali uguali. Però io metterò il cinghiale in casa come animale da compagnia, dopodiché questa pecora io la posso anche lasciare su un prato. Lei di norma scapperebbe, ma io per fortuna ho il cane che le fa la guardia, quindi solo le pecore possono stare sui prati non ancora recintati, a patto che abbiano un cane che le guarda. E un cane può guardare due pecore, fino a due pecore. Poi due cani guarderanno tre pecore, tre cani, quattro pecore e avanti così. Ok, io vengo qua allo scavo. Ok, lo immaginavo, quindi ti prendi tre pietre e poi piazzi una tessera come ho fatto io prima, o con la corridoio stanza oppure stanza stanza. Allora, lo volevo fare anch'io quello. Dai, facciamo. Mi tocca farlo dopo. Corridoio stanza, perché poi quello va messo. Ok. Quindi con lui devo comunque fare quello. Lo facciamo. Oddio, non so come metterlo. Facciamo così. E mi prendo un cibo, se me lo passi per favore. Certo. Così. Fare anche quello, però no. Mi sa che ho fatto una cavolata. Dovevo fare al contrario. Mi conveniva fare prima a me proprio quella lì che invece hai fatto te. Pazienza. Infatti è per quello che ho detto, non fare quello che pazienza. Vorrei fare io. Vabbè, ma io continuo a venirmi a prendere un sacco di legno e vengo a fare il disboscamento. No, non è vero. Vengo qua, vengo a fare un'escavazione. Quindi mi prendo due pietre. Dopodiché anch'io piazzo nuovamente una... Continuo a scavare la mia caverna e sono obbligato a metterla così. Io la metterò in questo modo. E lui, anche se era armato, non ha fatto spedizioni, quindi niente.
Va bene. E che volevo il maiale. Io verrò a forgiare dando via 4. Ok. E quindi Vale inizia con il cappellino di valore 4 e quindi anche Vale può prendere 3 ricompense fino al valore 4. Quindi chiaramente più è forte il nostro nano, più grosse saranno le ricompense che ci arrivano. 3 ricompense. Allora prendo una zucca. Ok. 2 minerali. Ok, non possiamo prendere due volte la stessa cosa, ma entrambe le ricompense dello stesso livello, sì. Una zucca, 2 minerali e un cane. Un cane, ce l'ho qua. Che ce l'hai già. Ok, quindi finita la spedizione di Vale, questo in automatico da 4 passa a livello 5. E fine. Abbiamo finito quindi le nostre azioni, ritornano a casa i nostri nani. Scusate, mi è scappato il cappello. Il pepello, ricordiamo, questo l'ho detto solo per Valentina. Dopodiché adesso finalmente fogliolina verde vuol dire finalmente, che c'è un io. Raccolto. Il raccolto funziona in questo modo, ci sono 3 fasi che vanno fatte in ordine. La prima fase è la fase campo, quindi per ogni campo che abbia qualcosa di seminato al suo interno, noi raccogliamo esattamente una delle robe che sono seminate su quel campo e c'entrano in riserva. Dopodiché dobbiamo dar da mangiare ai nostri nani. Ogni nano vuole 2 cibo. Se fosse un nano appena nato che ancora non ha lavorato, e lo vedremo tra un attimo, quel nano mangerà solo un cibo. Quindi io, avendo 2 nani adulti che hanno lavorato finora, spendo 4 cibo e loro hanno mangiato. In questo momento noi possiamo anche convertire le nostre risorse in cibo. C'è uno schemino qua sulla nostra plancia, sappiamo che non lo vedete bene, ma fidatevi, c'è. E noi possiamo quindi convertire oro, animali, grano o rubini per avere del cibo da però mangiarci. Però lo scambio non è... Certo, lo scambio non è così agevole, però... Se noi proprio non riusciamo a sfamare o non li vogliamo sfamare, prendiamo un'elemosina, che sono meno 3 punti alla fine della partita, per ogni cibo che noi non siamo riusciti a dare. E quindi fine, e adesso inizia il quarto. Ci sarebbe l'allevamento. Ah, sì, giusto, giusto, ci sarebbe l'allevamento. Non ci sarebbe, c'è l'allevamento, pardon, a spiegare tutto, scusate, mi mangio i pezzi. Ecco, ci sarebbe perché io non posso... Per ogni coppia di animali che noi abbiamo, ovunque essi siano sulla nostra plancia, non per ogni coppia, ma per ogni tipologia di animale, se abbiamo almeno una coppia di quell'animale, ce ne nasce uno nuovo, cani esclusi, perché i cani sono tutti maschi e non riproducono. E quindi io però, avendo solo una pecora e solo un cinghiale, solo un cagnolino, non niente, saltiamo la fase allevamento. Allenamento. E quindi adesso inizia il round 4. Mettiamo questa carta, e questa carta, come vi dicevo prima, è il desiderio di figli. Noi, facendo questa azione, scegliamo o tra arredare una dimora, e quindi non vuol dire una qualsiasi stanza, ma solo una di queste qua arancioni, oppure far nascere un nuovo membro della nostra famiglia e diventare sempre più potenti. Alla fine di questo round, inoltre, non ci sarà un raccolto normale, ma noi pagheremo un cibo per ciascun nano che abbiamo, grande o piccolo che esso sia. A posto, quindi sono io il primo. C'è da fare il rifornimento. Allora, che io qua parlo, spiego, faccio, poi faccio una partita del io faccio 20. Niente, guardo, ma vedrai che ti andrà bene, perché sei benissimo ma le mie capacità. Sono già 1000, ne metto uno. Guarda che sei tu che hai voluto giocare a caverna, ti ricordo. Ma io l'ha scelto Valentina questo gameplay, quindi non lamentatevi. No, non è che l'ho scelto me. Io sì, che tra due ha detto si potrebbe fare o quello o quello. E tu hai scelto di fare quello. Pecorella là? Sì. E, no, perché a me caverna, diciamo, a differenza di agricola, mi piace di più. Me lo godo di più. Non vado in ansia da prestazione. Sono poi io il primo. Faccio cagare, però. Sono io il primo. E certo che guardo cosa hai tu, ma scusami. Fatti i fattacci tuoi. Però mi mangio qualche punticino, però così. Quindi se io riuscissi a... Però che, allora, lui voleva usarlo per fare quello. E quindi lui... Niente, no, non riesco. Facciamo così, va. Facciamo... Cavoli, che là sono anche belle, uffa.
Uffa! Che downtime! Lo so, scusate, ma è che ci sono troppe cose da poter fare. Lo so, ti capisco. Allora, e basta, va. Faccio così, dai, vengo qua, lavoro in casa, prendo un cagnolino e poi, oppure, ma io scelgo, e poi, arredo una caverna. Arredare una caverna vuol dire che io posso acquistare una qualsiasi di queste tesserine che ci sono qua. Hanno costi diversi, che sono quelli riportati in alto, daranno dei punti a fine partita e ognuna ci dà delle abilità. Quelle arancioni, come abbiamo detto, sono le stanze per ospitare i nostri nuovi nani. Tutte le altre non possono ospitare nani, ma quelle verdi ci danno delle abilità durante il corso della partita. Quelle gialle ci daranno punti a fine partita se soddisfiamo determinate condizioni. Io comunque verrò pagando 3 pietre e 3 legni a farmi una dimora e mi faccio la dimora sfigatella, perché faccio quella che non mi dà punti. Ma perché non sei venuto qua, scusa, se vuoi farti la dimora? Tu hai detto che arredi una caverna, no? Che fai una dimora? Sì, arredare una caverna però vuol dire metti quello che vuoi, un sì, qualsiasi. Ma perché non sono venuto qua? Perché magari così poi dopo mi posso far crescere la famiglia, scusami, visto che lì tutte e due non le posso fare. Ah, sarai poi testona, eh? E se ci vado io? Non hai spazio, non lo puoi fare. Ma io arredo la dimora. E arreda la dimora, va bene, brava. Madonna, che rompipalle. Era un suggerimento che ti stavo dando. E tanto poi cosa cambiava? Lo facevi tu là? Cosa cambiava? Niente. Niente, io ho anche il cane in più così. Madosca. Allora, diciamo, quindi ho pagato 3 legni e 3 pietre perché prendo questa qua, che come vedete il costo è quello scritto in alto, 3 legni e 3 pietre, però purtroppo questo 0 nello scudetto vuol dire che alla fine della partita mi varrà 0 punti. Per poterla costruire io devo avere uno spazio vuoto, quindi di una caverna scavata grossa, quindi non corridoio, la potrei mettere dove voglio e anche qua giù, non sono obbligato a continuare in questo spazio. Però io adesso ho lo spazio per un nano aggiuntivo all'interno della mia famiglia. E tocca a Vale. E io? Desiderio di figli. Brava. Non posso ancora figliare perché prima devo arredare la stanza per ospitare il nuovo arrivato. Sì. Quindi arredo la dimora, ma io la faccio figa. Brava. Perché io faccio quella con 4. E 3 pietre, che ha la stessa identica funzionalità della mia, ma le darà anche 3 punti alla fine della partita. Brava, tanti applausi. Sai, a Vale. Iniziamoli già prima della nascita, sti parboli. Va bene, io adesso quindi vado con il mio nano armato e verrò qui. Allora, in questo spazio costruzione di miniera di minerali, io prenderò sul retro di questa tessera o la miniera di minerali. Come vedete ha questa forma, con il corridoio da una parte e la miniera dall'altra. Questo vuol dire che io scavo ancora più in profondità nella mia caverna e sono obbligato a sovrapporla, questa, affinché sia valido, sopra 2 corridoi di questi qua a croce adiacenti tra di loro. Io quindi scelgo di metterla qua. Nel momento in cui io scavo più in profondità, mi varrà 3 punti alla fine della partita averlo fatto. Inoltre ottengo anche immediatamente 3 mineralozzi, 1, 2 e 3 mineralozzi che mi metto qua. Inoltre in queste miniere profonde io posso anche tenere i miei asini, che quando li avrò li posso usare praticamente per lavorare, e in ogni miniera di rubini, di minerali, io posso tenerci un asinello che sta lì a lavorare e non mi occupa spazio fuori all'interno dei miei recinti. E inoltre, dopo aver piazzato questo e preso i minerali, faccio ancora una spedizione. Posso prendere 2 ricompense, perché è spedizione di livello 2, a livello massimo di 3, che è la forza del mio girindo. Ma siamo sicuri che era 3 la forza del mio girindo? Ma forse devi aumentarla. Ah no, 2 più 1, 3. Sì. No, poi non aveva più lavorato. Mi sembrava che l'avessi fatto partire da 3, ma invece era partito da 2. Quindi livello 3. Diciamo che io mi prendo proprio un asinello e una pecorella. Sì. Grazie. Che sono le mie 2 ricompense. La pecora trova spazio qui perché ci sono 2 cani che possono guardare fino a 3 pecore. E l'asinello trova spazio nella mia miniera. Ogni animale che noi abbiamo ci darà un punto alla fine della partita. Non importa quanti ne abbiamo, ogni animale è un punto. Però se ci manca una tipologia di animale sono meno 2 punti. Quanto? E alla fine della spedizione tutte le armi in automatico aumentano di valore. E quindi... Allora, io verrò a tagliare e bruciare. Ok, ciapali. Taglia e brucia.
E brucia. Ah, noi adesso dobbiamo dare un cibo per ogni nano, quindi io devo dare due cibi che non ho. Sono un genio! Sono un genio, non ce l'ho il cibo! Mi mangerò un grano e mi mangerò una pecora. Allora, e poi posso andare a piantare degli ortaggi e del grano. Che scemo! Fino a... quindi mettiamo... O mi mangio il cinghiale. Qua, passi. Potrei mangiarmi il cinghiale. Quindi una zucca vale e due grani vale. Quando... ok, abbiamo fatto? Quindi adesso ritorno a casa e poi raccolto chi ci dice paga un cibo per ogni nano. Noi le conversioni le possiamo fare quando vogliamo, anche in questo momento qua. L'unica cosa che non possiamo convertire sono il grano e gli ortaggi ancora seminati, quelli ancora piantati, non sono ancora maturati, non ce li possiamo mangiare. Io quindi devo dare, ho due nani, devo dare due cibi. Come li do? Mi mangio il maiale, perché il maiale mi dice che vale due cibi e quindi... mangio il maiale. E io ti do due cibi. Brava. Ma quanto sono brava. Quindi inizia il quinto round. Alla fine di questo round ci sarà un raccolto normale. Quindi campo, nutri, sfamo e allevo, eccetera, eccetera. Ed eccola qua. E qua c'è la costruzione della miniera di rubini. Allora, sono io il primo. Devo fare il rifornimento. Un'altra pecora. Un cibo qua. Un rubino qua. Guarda che qua avere addosso quanti rubini ci sono. Questo qua, anche un fracco di legno, una sola perché già ce ne sono, tu hai già messo la pecora, sì. Quindi uno, uno, uno e ok. Vai. Allora, sono io il primo. Sì. Allora, puoi anche fare quello, per esempio. E poi... Bowser come mori. Potrei ma non puoi fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è. Senti, io vengo a mettermi giù una bella minierozza di rubinozzi. Come funziona? Io per poter mettere la miniera di rubini devo avere una miniera di minerali, perché scavo ancora più in profondità e sotto i minerali trovo i rubini. Quindi sovrappongo alla mia miniera di minerali la miniera di rubini, che mi dà un punto aggiuntivo. Inoltre, nel momento in cui la scavo, prendo anche un rubino. Allora, io ti dirò che verrò qua. Ok, quindi vale, fai crescere la famiglia. Io potevo anche farlo, ma non l'ho fatto perché già non ho cibo, quindi evitiamo. Però, io vengo con lui a sto punto. Poi sono il primo. Forse. Certo che là tutto quel legno e anche tanta roba, eh. Sì. Tutto quel legno e anche tanta roba. Però io poi devo anche mangiare. Sì. E cosa mangio? Che ho bisogno di 4 cibo. Posso mangiarmi i rubini, fondamentalmente, così. Così dal niente. Cioè, mangiarmi, proprio nutrirmi di 2 rubini mi fa girare un po' le scatole. Però senti, io vengo a prendermi tutti sti rubini perché sono troppi, quindi prendo questi 3 e inoltre ti dice se hai almeno una miniera di rubini ne prendi ancora uno. Io quindi mangerò rubini questo round, ma va bene così. Allora io vado a prendermi tutto quel legno. Già, era l'altra cosa che mi faceva... E in più posso fare una spedizione. Esatto, quindi prendere un bottino fino al livello 5. E poi quello lì diventerà, dopo che vale raccolto, non adesso ma per semplicità già lo facciamo, aumenta e diventa di livello 6. Vale come bottino, potrebbe anche scegliere potenzia le mie armi e quindi diventa di livello 7. No, prendo una zucca. Una zucca, eccola a te. E quello è diventato di livello 6, quindi c'è il ritorno a casa, ritornano tutti quanti e ritorna anche quello appena nato di Vale, che essendo appena nato mangerà, ma mangerà un pochino di meno, visto che ancora non ha lavorato. Quindi, fase del raccolto, prima fase campo, raccogliamo uno da ogni campo che abbiamo.
Dopodiché dobbiamo dare due cibi per ogni nano adulto e un cibo per ogni nano nato in questo round. Quindi io dovrò dare 4 cibi e Vale ne dovrà dare 5. E io i miei 4 cibi li do così, attraverso due rubini, perché un rubino vale 2 cibo. In quanto i rubini, tutte le cose con cui noi possiamo convertirli sono queste. E quindi fondamentalmente io lo sto convertendo con un... cinghiale. Ogni cinghiale vale 2 cibi e quindi mi sto in realtà mangiando 2 cinghiali. E invece la zucca mi vale 2 cibi, mm-hmm. E il grano mi vale 1, quindi... Esatto, sono 5. Bravissima. Ma grazie. E quindi abbiamo finito e inizia... Ah no, allevamento. A me nasce una pecorella. Questa volta me lo devo dimenticare. Mi nasce una pecorella che può ancora trovare spazio qua, perché due cani guardano fino a 3 pecore. Se no potevo comunque mettermela in casa. A patto che non ci fossero altri animali diversi. Quindi, sesto round, boom. L'allevamento di asini. Quindi, laggiù ci puoi mettere un asinello e una pecorella. Io metto questi qua. Penso me. Qua rimettiamo un rubino. Qua è vuota, quindi ne metto 3. 1, 2 e 3. Qua ne metto 1. Là ne metto 1. Là ne metto 1. È un cibo. Maneggio. Allora. Perché poi oltretutto, come anche in agricolo, a fine partita ogni spazio che ci è rimasto vuoto ci toglierà un punto. Un punto. Oh già. Quindi, e io comunque sono il primo. La mia è ancora molto scarna. Tu sei molto. Io sono il primo. Mamma mia, allora. Tanto tu lì non ci vai. Io quindi potrei spendere il rubino per mandare avanti il mio nano armato. E farmi... Però la spedizione da uno manco mi conviene. No, guarda, allora io vado col mio nano non armato. Alla fine di questo round non si sa, potrebbe esserci... Da sfamare come no. Sarola. Non posso continuare a mangiarmi rubini. Allora. Dai brava. Dai Vale, non fare così. Risulti antipatica. Io potrei anche andare là e macellarmi subito tutte quelle pecore che ci sono lì, però spreco un po' l'azione. No, io vengo. Vai a prenderti qui. Cibo, ma scusa, ti manca cibo. No, vengo a prendermi pietra e mi scavo ancora un po' la mia caverna, perché in questo modo, guarda, la faccio così, copro questo che mi dà 2 cibo. Ok. Meno male che non sono andata a macellare le pecore. Perché io vengo qua. Ok, quindi in ordine qua ci sono più opzioni da poter fare. Vale le può fare tutte nell'ordine che vuole lei. Però solo dopo potrà prendere anche le pecore. Oppure prendere anche solo le pecore fondamentalmente. Quindi io spendo 4 legni per crearmi il recinto quello grande. Il recinto quello grande, eccolo qua, che quindi va a sovrapporsi a queste. Recinto, ogni spazio recintato può ospitare 2 animali della stessa specie. Essendo questo uno spazio composto da 2 quadretti, Vale lì dentro può tenere fino a 4 animali della stessa specie. Poi spendo una pietra per mettere la stalla. Ok, la stalla, noi ne abbiamo solo 3, le... Costruite quelle 3, non ne possiamo più costruire. La stalla può essere messa all'interno di un recinto per raddoppiare la capacità di quel recinto. Quindi se Vale la mette lì dentro può tenere fino a 8 animali dello stesso tipo lì dentro. Oppure la possiamo anche andare a mettere su un prato e una stalla in un prato non recintato tiene un qualsiasi tipo di animale e lui non scappa. Oppure la possiamo anche andare a mettere in mezzo al bosco. Calcola come se quello spazio fosse occupato da una nostra tessera, quindi non ci toglie il punto alla fine della partita. Ma Vale anche lo venisse a mettere qua o qua, non ottiene immediatamente il cinghiale che c'è sotto. Il cinghiale lo otteniamo solo coprendolo con una tessera. Però una stalla all'interno di della boscaglia, della foresta, può comunque ospitare esattamente un cinghiale, ma solo il cinghiale, non gli altri tipi di animale. Sto pensando. Fammi pensare. Se Vale anche la mettesse in una foresta, poi può costruire cosa vuole su quello spazio di foresta. Non un campo arato, ma un pascolo lo può tranquillamente mettere. Sto pensando.
forse. Sto pensando se, sto pensando a te. Sono indecisa. Lo metto. Che downtime, tic tac tic tac tic tac. E poi mi prendo le pecore. Ok, che possono trovare spazio nel tuo recinto, volendo le può anche macellare subito e mangiarsele subito e convertirle subito in cibo. Io col mio nano armato vengo anch'io a far crescere la mia famiglia, quindi ne prendo un altro da fuori e lo metto qua. Poi dai, armiamo anche questo. Di 2. Ok, quindi vale, spendendo 2 minerali, gli mette il cappello di livello 2. Dopodiché può prendere fino a 3 ricompense fino al livello 2. Allora, diciamo tutte diverse. Che prendo? Una pietra. Ok. E però quella è di livello 3, non la puoi prendere. Scusa, un grano. Una. Un cane. Ce l'hai tu là, 2. Un grano, un cane. Quella è una mucca. E una, eccola. Ok. Ok, allora, grano lo metto qua. La pecora la metto qua. Non puoi, puoi solo metterla sui prati. Ah già, sui prati, allora la mettiamo qua. Casa. E il cagnolino iniziamo a metterlo qua. Il cane non conta come spazio occupato nella foresta, no, perché lo girano e vanno. E poi diventa di livello 3. E poi diventa di livello 3. Ecco perché di livello 1 e 2 ce ne sono solo un cappellino a testa, perché intanto automaticamente diventano subito di livello più alto. E fatto tutto? E no, tocca ancora a te, che è ancora il tuo ultimo nano armato, che ricordatevi vanno giocati in ordine dal più debole al più forte. Allora andrò proprio... Quella è bella, ma è bella anche quella. Vediamo qua. Ok, quindi ti prendi tutto il cibo che c'è, ti prendi ancora un grano e ti ari un campo. Vale potrebbe tranquillamente adesso metterlo sotto la sua stalla. La stalla si trova automaticamente sopra il prato e può ospitare un qualunque tipo di animale. Prendo anche un cinghiale. Perché? E prendi anche un cinghiale. E puoi metterlo in quella stalla, oppure puoi mettere il cinghiale in casa e la pecora là. E se metti il cane dove c'è la stalla, è come se la stalla non ci non fosse. Ci fosse. Più. Quindi... Sì, sarebbe inutile. Ok. Ok? Sì. Fatto, quindi sì. Ritorno a casa. Uno. Venito a casa dall'uomo. Due e tre. Tu piccolino va in camera. Ok. Sì. Dopodiché... Adesso vediamo cosa capita. Noi adesso gireremo questo gettone. Se questo gettone è verde, c'è una fase raccolto normale. Se invece è rosso, capita qualcosa di diverso. 1, 2, 3, è verde, quindi c'è una fase, vedete, verde, c'è una fase normale di raccolto. Quindi questo lo scartiamo. E quindi fase campo. Io prendo l'ultimo grano che ho, dopodiché, vale, prendi una zucca e un grano, dopodiché... Sfamiamo, io devo, questo mi è appena nato, quindi io devo dare 5 cibo. 1, 2, mi mangio una pecora che fa 3 e mi mangio un rubino che fa 5. Mamma mia, mangiarmi i rubini mi fa sentire un buon scemo. 5 e 6. Allora, uno. Vale, invece deve dare 6 perché il suo era già adulto. 4. Ok. Dopodiché allevamento. A me nasce una pecora. Io vale anche, vale non importa che ne abbia 5 di pecora, gliene nasce comunque solo una. Deve avere lo spazio per tenerla, se non ce l'avesse non può mangiarsi immediatamente quella pecora lì. Ma io in casa ci sta una coppia di animali, mettiamo certo. Le pecore in casa. Nessun problema. Nessun problema. Ok, ok, ok. Se non potevi comunque metterti il cinghiale in casa e le due pecore farle guardare dai due cani. Sì, cioè, avresti comunque sì, avuto sì, sì, sì. Un posto. C'avevo le possibilità. Fatto tutto? Inizia un nuovo round. E c'è la consegna di minerali. Quindi andiamo a rifare il rifornimento. Uno qua, un cibo qua. Qua c'è un sacco di cibo, è bellissimo. Sì. C'è un minerale ozzo. Qua c'è una pietra, un minerale. Veramente eccezionale.
Le risorse, allora, ce ne, come abbiamo detto, ce ne sono tantissime nella scatola, non ne stiamo mettendo proprio poche, cioè sul tavolo ne abbiamo messe poche. Comunque, in ogni caso, anche dovessero finire, visto che si gioca in 7, visto tutto quello che volete, ci sono questi moltiplicatori a indicare. Io ne ho poi 8 o 10 di pecora. Oh, c'è troppo. Pecora e asino li hai messi? Sì. Sono sempre io il primo. Sì. E io devo sempre andare avanti con un nano non armato. Sì. E allora sai cosa ti dico? Mm. Che io devo sempre andare avanti con un nano non armato. Ecco qua ti dico. Allora, 3. Due e due. Con lui almeno 4. Prendere. Facciamo così. Io spendo un rubino per ignorare la regola che deve andare avanti il più debole e vado avanti con lui, che viene a prendere questi 4 legni e poi può fare una spedizione. La spedizione che fa è prende un premio fino a livello 4 e voglio una zucca. Dopodiché le sue armi aumentano e lui arriva a essere di livello 5. Visto che tu le schifi. Non è che le schifo, Vale. Non è che le schifo, è che uno vorrebbe fare mille tutte cose. Alla fine di questo round non si sa. Non si sa. No. Potrebbe anche non esserci il raccolto, che è ciò che spero fondamentalmente. Adesso, con lui, io vengo qui. Dove metto questo. E lo vengo a mettere così. Dopodiché posso seminare fino a 2 campi col grano e fino a 2 campi con le zucche. Io quindi semino 2 col grano, 1 con le zucche. Qua mi arriva una seconda zucca. Qua mi arrivano 2 grani su un campo e 2 grani sull'altro. Allora, con lui vado laggiù a prendermi le pietre. Ok. Per scavare. Tieni. Le pietre e ci scavo. E scaviamo. Ok. Allora io adesso con la mia ultima azione vengo a fare. Aspetta, perché io avevo ho un paio di opzioni. Quello è anche carino. Quindi posso fare quello per avere quello. Eh sì. Io vengo col mio ultimo ad prendere un cane e arredare una caverna. Ah. Mi dai solo un cagnolino, amore? Sì, è inutile che guardo, volevo farlo anch'io. Cosa volevi fare anche tu? Ah, arredare la caverna. Mi dispiace. Lo metto qua. Vero. E arredata la caverna, io scelgo di spendere 2 pietre per costruirmi questa qua. Questa qua, la grotta per cucinare, come vedete costa 2 pietre, mi varrà 2 punti alla fine della partita e mi dice che quando voglio io posso scambiare una zucca e un grano e trasformarli in 5 cibo, quindi diciamolo cuocendoli diventano più nutrienti. Mettiamola qua, la grotta per cucinare. Allora, quando vuoi vuol dire sia durante il tuo turno ma che anche durante la fase del raccolto. Vengo qua a costruirmi la miniera di minerali. Eccola qui. Mi dai anche 3 minerali e poi posso fare una. Allora, devo metterlo così. Ok? E una spedizione. Una spedizione. Boh, io mi prendo, ti dico. 2 punti. Ok. E un asino. Che ce li hai tu là? Che ce li hai qua? E me lo metto. Oh yes. Io ho finito. Anch'io. Ok, quindi ritorno a casa. 1, 2. E tra qua. E adesso vediamo, scusami, e adesso vediamo se c'è il raccolto. Quindi giriamo questo ed è rosso, attenzione, azione, signore, signore, bambini, tossiare che è rosso,
Quindi quando capita quello rosso, noi prendiamo questa carta e il primo gettone rosso che esce, ce ne saranno tre, lo mettiamo più in alto e quindi in questo turno non ci sarà raccolto. La prossima segnalino rosso che uscirà ci dirà che si pagherà solo un cibo per ogni nano, proprio come alla fine del quarto round. E il terzo sarà un po' più particolare perché noi sceglieremo se non fare la fase campo o non fare la fase allevamento, ma comunque dovremo sfamare i nostri nanetti. Ok, quindi fase campo. Quindi non c'era raccolto, quindi... No, non c'era raccolto. Ah, non c'è raccolto, scusa. Non c'è raccolto. E quindi andiamo avanti. Giriamo la nuova carta. Vita familiare. Attenzione, attenzione, è arrivata un'altra carta speciale. Perché con la carta vita familiare, noi come vedete qua ci dice che la carta desiderio di figli si trasforma e diventa un pressante desiderio di figli. Nella quale noi possiamo arredare la dimora e subito metterci il bambino dentro. Oppure prendere tre punti secchi. Quindi si modifica leggermente la forza di questa azione qua, che diventa molto più interessante. E c'è un nuovo spazio dove far crescere la nostra family. Io intanto metto l'asinello. Sì, scusami, stavo studiando che cavolo fare. Uno, due, cibozzo, mineralozzo, rubinozzo. Rubini che vi ricordiamo si possono convertire con qualsiasi cosa, e quindi in realtà... Se dici, cavoli, mi manca proprio qualcosa, basta che hai un rubino e va bene così. A me quella là piacereva anche tanto costruirla, ma vedremo. Allora, vai. Vado? Vediamo se mi togli dei dubbi. Prendo due pietre e scavo qua. Dai, vado a prendermi tutto quel legno laggiù. Vabbè. E beh, fa pastri. No. Però. Io vado ancora con lui. Ah, cavolo. Vabbè, posso anche farlo. Cos'ha? In realtà. Poi però cibo ne avrò per mangiare. Scopriremo solo di lei. Ma no, ma scusami, ma io vengo qui. Dai, va, via. Arrediamo subito una dimora. Con tre pietre e quattro legni. Eccoli qua, quindi 1, 2, 3 pietre e 4 legni, mi arredo una dimora bella e subito, visto che ora il posto ce l'ho, subito mi arriva un pargoletto. Allora... Quindi io dovrò poi pagare 2, 4, 6, 7 cibi idealmente, ma io mi mangio gli asini, secondo me. Allora... Che sono 60 minuti, ricordiamo allora. Dunque, ho la grotta per cucinare, cosa me ne fa ormai del cibo? Dov'è quella lì che mi dava questa cosa? 2-1, subito. Quindi ricordatevi la differenza tra arreda una dimora che ti dà accesso solo a queste arancioni e arreda una caverna che fai cosa vuoi, arancioni, verdi, gialli. Allora, un cane. Blu se state giocando con l'espansione dell'acquatica che ne ce l'abbiamo. E poi arreda una caverna e io voglio prendermi la... bottega per la tessitura. Allora, ve la mostriamo, la bottega per la tessitura costa 2 legni e una pietra. Il fatto che abbia quell'asterisco all'interno dei punti vittoria ti dice che alla fine della partita ti darà punti. In che modo? Questa qua dà un punto ogni 2 pecore, oltre ai punti che già normalmente danno le pecore. E inoltre Vale prende subito un cibo per ogni pecora che lei ha. E quindi quanto cibo prendi? 6. Uno, due, tre, quattro. Posso figliare. 5 e 6. All'infinito. Gemelli su gemelli. Salutiamo anche Giulia e Nicolò che ci guardano sempre. Bella, ciao bimbi. Ciao. Ok? Ok, vai. Io quindi ho solo più il mio nano armato con cui vengo qui. Mi scavo ancora giù un'altra mega minerozza di mineralozzi che mi dà 3 punti. Lo posso mettere solo sopra 2 corridoi adiacenti. E mi dà anche 3 mineralozzi. Dopodiché, come ricompensa, il mio solo a livello 5. Quando diventano più alti, cioè tipo da livello 7 puoi anche arredare una caverna, puoi seminare, puoi metterti giù i recinti, puoi fare un sacco di cose. Ovviamente tutte le azioni ti permette di accedere grazie a quello. Posso prendere comunque 2 ricompense fino a livello 5. Allora, guardiamo un po'. Cosa posso prendere? Io mi prendo un asinello. Sì. Che lo metto qua. E poi mi prendo
Cosa mi serve lì? Mi prendo una... mi prendo un legno. Mi prendo un legno. Dopodiché, alla fine della spedizione, lui diventa di forza 6. Allora... E qua questo è caduto, Damiano poi ci sgrida che le cose non sono belle ordinate sul tavolo. Ciao Dami, grazie. Allora... Ma io quindi dovrò mangiare 2, 4, 6, 7. Ci fosse il raccolto. Potrebbe anche capitare invece col segnalino rosso di dover pagare solo un cibo per ogni anno, quindi ne dovrei pagare 5, che per me sarebbe meglio. Se io taglio e brucio... Taglia e brucia. Posso per far piantare fino a 2. Per poter rimettermi le zucchette. Quello è uno spazio, quello mi... No, devo andare là, giù, al primo. Che mi serve a mettere... No, davvero? Sì. No, perché lo dovevo fare io dopo che ce n'erano due? No. Grazie. No, che antipatica. Ma sarebbe stata la mia prima azione nel prossimo round. Mi servono le stones, sì. Bisogna andare anche a prendere 1000 rubini, però. Convertire i rubini è sempre un po'... Tra l'altro i rubini ti permettono anche di mettere queste tesserine singole che ti fanno coprire un purchase preciso. Quindi anche il campo o la cosa. Vabbè, uguale, mettiamo così. Vai. E no, se lo metti qua ti prendi due cibi però. Sì, è anche vero. A meno che tu volessi avere i due corridoi vicini, allora è un altro discorso. Perché con i due corridoi vicini puoi scavare e sono tre punti. Quindi devo metterlo così, così. Perché devo fare quello, poi devo fare quello. Guarda, se posso solo permettermi, mettilo così, perché poi così ne fai uno e due. Se no, se lo mettevi così, poi avevi più difficoltà a metterli. Come sei gentile. Cioè, ci mettevi già che stai vincendo. Un'azione in più per... No, che ci mettevi un'azione in più per coprire quello solo. Solo per quello. Okay, io lo sto anche guardando al contrario. Voi non lo sapete, ma sto vedendo tutto al contrario. Perché sennò le mie mani fanno così e arrivano sul tavolo da sopra. E perché io sono seduto sopra del tavolo e per voi non ve ne accorgete mai più giusto se faccio questo e quindi io per voi gioco col tabellone al contrario, sappiatelo, perché se no poi Fabrizio dice che non funziona, che le mani arrivano dalla parte sbagliata, vabbè, mani. Vai. Quindi abbiamo finito, ritorno a casa, 1, 2, 3 e questo qua c'ha la sua camera qua un po' in disparte perché mai adolescente vuol stare per conto suo. C'ha palo là e c'ha palo lì. Sì, poi lui forse è il papà, perché in realtà basta, papà l'ha cacciato in una stanza a parte perché è russa molto forte. E adesso vediamo se c'è il raccolto. Eppala, no, pallino rosso vuol dire che paghiamo un cibo per nano al posto del raccolto. Esatto, quindi tra questi tre qua ci sarà ancora un rosso e due raccolti normali. Quindi io devo dare 5 cibi. Cacchio, io calcolavo di fare prima la fase campo. Perché 5? Tu ne hai 4. 4. Io devo pagare 3 cibi. Calcolavo di fare prima la fase campo. Ma non c'è la fase campo, io non posso quindi convertire. Grazie alla cucina, io posso convertire grano e ortaggio in 5 cibi. E dicevo, buon, sono ricco. In realtà io non li raccolgo adesso, stanno ancora lì piazzati. Devi dare un cibo. E aspetta, 4. 1. 2, 3. E 4. No. Vabbè. Pazienza. Momento di depressione. Tu perché solo 3? Perché ne ho 3. Non hai fatto un altro? No, ti ci sei sempre ficcato tu. Non ho la dimora, non c'ho la stanzetta. Che tristezza. Comunque, dai, su. Adesso, attenzione, vedete che qua c'è comparsa questa carta nano, anziché una carta round. Questo perché il nono round si salta in una partita a due giocatori o in solitaria, si gioca un round in meno. E quindi passiamo subito al round 10. 10. Voto 10. Commercio di minerali. Qua dai via minerali, 2 minerali, massimo 3 volte, quindi massimo 2, 4 o 6 minerali per avere ogni volta 2 monete e un cibozzo. Ho messo solo l'asino e non la pecora, vero? Non lo so, tesoro mio. Quindi, cibozzo, mineralozzo e
qua. Non lo so, non mi ricordo se qua. Magari c'è una piccola. No, qua. Se avrei messo solo l'asino. Qua. Qualche modo per risalirci c'è, ma noi non lo sappiamo. E diteci tra i commenti se l'avevamo messo oppure no. E perché voi siete stati più attenti di noi. Mi siamo concentrati. Sono sempre io il primo giocatore, eh? Sì, sì. Molto bene. E allora io vengo a fare subito questa raccolta di minerali. Più due. Più due, perché però... io ho una miniera di minerali. No, tu c'hai la miniera di rubi. Ah, sì, ce l'hai lassù. Una e due. Allora, io dov'è quello che mi fa figliare, arredare? Qua dimorare? Arredi e poi figli. Qua. Oppure prendi tre punti vittoria. No, quella dimora figa. Quella dimora figa. Quindi. Che io mi chiamo Valentina e io sono una canfiga. Quattro e... Me lo dicono tutti nei commenti ai video che sono figa. Ditelo tutto tra i commenti quanto è bella Vale. Io lo so quanto è bella, sì. Però è tutta mia. Non è vostra. Figlio. Io sono tanto innamorato di Gale, non lo sapete, non sembra, ma io sono tanto innamorato di Gale. Ok? Hai fatto? Ho filiato! Tocca a me? E allora vengo anche a prendermi tutti questi rubini qua, più un altro, perché ho anche la miniera di rubinozzi. Di rubin, rubin, rubin. Cosa voglio fare? Voglio... Quindi a me mancano ancora le mucche... E mi mancano ancora i maiali per non perdere punti dagli animali. Tutti quegli asini, dove cacchio? Devo fare... Devi, o li mangi. No, no. Non li prendi e li mangi. Chi lo sa? Veniamo quindi tipo quello che sto... Hai già quelli armati tu, ma tu sei forte. Ne sono tre, ma... Sei forte, sei forte. Devo andare a coprire. Però. Oh, facciamo così. Quanti. No, io voglio pararmi le chiappe. D'accordo. Non posso. No, non si può. Oh, vai in Paraguay a parare non i tuoi guai. Non posso pararmi le chiappe. Era una barzelletta vecchia, ma tipo del quando andavo alle elementari. Non faceva ridere neanche quando andavo alle elementari. Allora. Scavare, vado a scavare. Però ci sono due strade. Posso? Scavare. Dai, con lui. Ok. Vai, dammi pure. Quindi Vale, scava una miniera di minerali. Non temete, non sono finite. Ne abbiamo qua a Iosa ancora. E ce n'è un altro miliardo nella scatola. Su due strade posso, no? Sì. Devi su due strade, non puoi. Puoi solo ed esclusivamente lì. Ok. Ok. Poi mi arrivano tre minerali. 1, 2 e 3. E poi. Spedizione. Ok. Un asino. Che ce l'hai tu là? Ce l'ho sempre io qua. Il tuo ha forza 3, quindi puoi arrivare al massimo fino al 3, prenderti l'asinello. Poi o pietra, o pecora, o grano, o pietra. Cane, o legno, o aumentare le armi. Pietra. Pietra. Torna indietro. Poi, dopodiché diventa questo diventa 4. Di forza 4. Adesso io c'ho il mio questo e io con lui vengo qua, mi prendo un cagnolotto e arredo una caverna. Mi dai solo il cagnolotto, amore? Sì. E io voglio, prima di farlo, convertire due rubini in due pietre, cosa che è fattibilissima. Avendole convertite, mi prendo, pagando un legno e due pietre, questa tesserina qua, il deposito dei minerali, che a fine partita mi darà un punto ogni due minerali che io avrò nella mia riserva. Ecco perché ho fatto incetta di minerali fino a poc'anzi. Allora, io adesso voglio venire... Voglio l'erba, voglio un tampo. Qua. Ok, tagli e bruci. Una qua? Brucia, sì. Le molto intelligente. Così io mi prendo un cinghiale. Ok, sei sempre tu là. Cinghiale che può stare qua perché c'è una stallina. Ce n'è già uno però. Una stalla o un animale. Però il cinghiale. Cinghiale ora come ora? Così. Mettilo in, metti in due casa. Cinghiali in casa.
Perfetto. Lì però ci può stare solo una pecora, ma tu le puoi mettere tutte e due qua con il cane sul prato, perché le pecore non stanno nel... Esatto. Così è tutto giusto. E c'è comunque una stalla vuota in cui potrai tenere, per esempio, il cucciolo di asino. E poi semino fino a due campi. Mm-hmm. Ok, quindi io vado col mio Mr. Potato a prendermi... io avrei bisogno di fare delle cose... 3, 4. Lo so. Lui fino a 6 mi permette di prendere... Allora, scusate se sparisco la quadratura, ma sono mezza ceccata. Allora, io verrò a fare, oppure posso fare quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma sì, dai, vengo qua. Prendo questi 6 legni e poi piazzo questo, che se lo piazzo lì mi dà un cinghiale che poi però non posso tenere. Io dovrò pagare però poi tipo 7, quindi il cinghiale me lo potrei anche mangiare. Però è anche vero che ogni tipo di animale che ci manca, io poi come lo prendo? Dalle spedizioni al massimo. Il cinghialozzo o dai rubinozzi. Ma sì, va. Mettiamolo qui. Lo metto qui, quindi mi arriva il cinghiale che per il momento metto in casa, perché in casa lo posso tenere. Io ho finito, eh? Ok. Quindi ritornano a casa. Quindi ritornano a casa. 1, 2, 3. Stanza, tu vai nella tua stanza. Tu vai a dormire abbracciato al cinghiale. Tanto siete pelosi uguale. E ok, quindi ritorno a casa e raccolto. Vediamo se ci sarà un raccolto normale oppure no. Raccolto normale. Quindi, prima cosa, fase campo. Tac, tac, tac. Poi bisogna sfamare. Allora, io grazie alla mia cucina converto il grano e il cibo in 5. Il grano e l'ortaggio in 5 cibi. Io devo dare 7. E io anche devo, io devo dare 8 perché erano già tutti grandi i miei. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mi mangio il cinghiale. 7, 8 perché tanto sennò poi non so dove metterlo. Quindi cinghiale là, il grano. Sono 3 più 5, 8. E vale. È tutto sto cibo. Prima ne ho preso. E adesso allevamento. A me nasce... scusatemi. A me nasce una pecora e un asinello. Anche se gli asini non sono fisicamente nello stesso identico posto. Allora, e l'asinello lo metto in casa. Perché? A me ho nasce... mangiatoia. Un cinghiale, una pecora e un asino. Ok. Allora... Vai che c'hai posto per tutto. Dunque. Il cinghiale lo puoi mettere... Ah no, ne hai già due cinghiali in casa. Sì, ne ho già due in casa. E allora... Perché no. O lo metto qua... Però o il cinghiale o... O l'asino. O l'asino non hai spazio. E anche la pecora. La pecora basta che ci metto un cane qua, ne sì, posso mettere. Sì, 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 sì. Quindi iniziamo a sistemare la pecora. E ricordatevi, in questo momento non ve li potete mangiare, però vale avresti potuto, a parte il cinghiale che non, se no non ti sarebbe nato, e anche l'asino, niente, non cambiava niente. No, no. Scusate, ma... stavo dicendo una cavolata. Mettiamo... fine partita da più punti. Uguale, uguale, uguale. Ogni animale da un punto fine partita, cani inclusi. Più ne hai, più punti fai. Non è più come in agricola. Dai, che hai le soglie. Teniamo il cinghialotto e l'asino... Sì, perché il cinghiale comunque è più nutriente dell'asino. Perché l'asino, un asino ti dà un cibo. Due asini ti danno 3 cibo. Però mentre cinghiale, ogni cinghiale ti dà 2 cibi. Quindi è più nutriente il cinghiale, si sa. Con la polenta, poi dai, è più buono. Poi, ci siamo? Allora, sì. Penultimo round? Sì. E boom, ete! Consegna di rubini. Questa partita rubini zero. Quindi mettiamo un asino. Una pietra. Una pecora. Un cibo. Un rubino. Una pietra e un minerale. Qua ho l'idea che questa io prima non l'ho mica riempita. Perché nessuno l'ha presa e sì, da mo che ci sono solo quelle due. Vero? Io l'ho riempita quando è comparsa, poi nessuno ci è andato. No. E quindi ci volevano questo turno. No, aspetta, tu non hai fatto questa? No. Hai fatto quella là? L'ho fatta che di ti qua. Dava... No, prima che ti... No, l'ho fatta di qua, l'ho fatta di qua. Ah, più due, sì. Allora sì, la riempi. Quindi scusate, questo era questo round.
Pardon, ragazzi, questo era di questo del round precedente. E adesso? E quello sì, di adesso. Adesso diventa un sacco più bella quella tessera lì, Adesso potrei anche farci un pensiero. No, ho fatto solo la prima riga. Due pietre, due minerali, un legno. Due rubini perché è vuota. E vado in ordine, se no poi avete visto, me ne perdo qualcuna. Quindi scusate, legno, e tutti quelli che avevano legno già scritto nei commenti: ah, lì non hai aggiunto le cose, ah, neanche lì le hai aggiunte. La l'hai messa? Sì. Perfetto. Invece me ne sono accorto, scusatemi. Vai! Sono sempre io il primo? Sì. Io ho dei rubini, Ma io venissi proprio a prendermi quella lì? Mi dà 3 punti, mi dà 4 pietre, che sono belle 4 pietre, Aspetta. Però, no. Io vengo prima. Vengo qua. E mi prendo, allora, in ordine. Mi costruisco con 2 legni, una stalla piccolina. E la mettiamo qua. C'è un recinto piccolino. Con 4 legni mi costruisco un recinto grosso, che sono qua. No, sono qua. E lo mettiamo qui. Adesso poi li riordinerò tutti bene. Poi posso spendere una pietra per mettermi una stalla, giusto? Sì. Ma la pietra non ce l'hai. Potrei convertire un rubino per avere la pietra. Sì, sì, che io sto giocando senza rubini. Però no, non mi interessa farlo. E poi li prendo, sì. Li prendo tutti perché uno lo posso tenere in casa e 4 possono trovare spazio qua. E qua... qua metto loro 2, in realtà. E loro me li guardano i cani e va bene così. Che io vendo 4 cani, posso tenere fino a 5 pecore in questo prato senza che fuggano. Ok, a posto. E più 2 per ogni, quindi ne prendo ancora 4. Me ne passi 4 minerali? Mi passo 4 minerali. Mamma mia, quanti minerali vale? Come sei mineralosa. Allora, però no. Scusate, stavo guardando appunto per... Allora, facciamo così. Che sei io? Sei lei. Allora, se io venissi a prendere... io spendo un rubino per mandare avanti il nano armato. Questo ti permette di far saltare a un nano la fila e basta. Però non importa quanti nani stai saltando. Per venire qua, prendermi questo e fare una spedizione da 1. Abbiamo detto sì. Una spedizione da 1. Ok. Aspetta, che sto ragionando, non mi ricordo più che cavolo volevo comprare. Ok. Quindi spedizione da 1, lui ha forza 6, mi posso prendere anche il cinghialotto, potrei prendermi, ma io scelgo di prendermi in realtà una pietra. Allora, io vengo qua. E poi lui diventa di forza 7. E forse ce l'ho qua. Voglio questo qua che dovrebbe muovere. Ok. Lì si può scegliere di mettere o quella con corridoio stanza o doppia stanza. 2 cibi, perché ho coperto, certo, il laghetto. Allora, alla fine di questo turno, poi verosimilmente ci sarà da far mangiare, ma vabbè, io con quella storia lì per un po' sono a posto. Quindi... io non ho stanze dove tenere i miei pargoli,
Ma va bene uguale, perché io con lui vengo qua a prendere ancora un cane e arredare una caverna. Mi passi un cane? E io pagando. Io la caverna, che no. Una pietra e un legno. Mi prendo questa qua. Un punto per ogni rubino. Giustamente. Allora, adesso ragioniamo un attimino. Quindi arredo una dimora con 4 legni e 3 pietre. Ok. Me la passi. Poi le divideremo. E figlio. Dov'è? E figlio. Ok. Io vengo a fare questo. Come vi ho detto, ho appena spostato la tesserina. Perché? Perché prima vi ho detto un'incorrettezza. Allora, io quando vengo a scavare una miniera di rubini, non la metto sopra la miniera di minerali, ma la metto sopra un corridoio. Se però è un corridoio profondo, quindi quello adiacente alla miniera di minerali, allora ottengo anche il rubino. Quindi in questo caso scavo qua su un corridoio profondo e mi ottengo anche il rubino. Quindi prima forse c'è stata una volta in cui ho preso due cose in meno, pazienza. Colpa mia che ho fatto questo errore. Ora vorrei dare la caverna, ma non potendo, andiamo. Comunque arredare la caverna, ma poi arredare la dimora, l'hai già fatto, già basta. Già fatto, sì sì, ma a sto punto facciamo che veniamo qua a tagliare e bruciare. Ok. Brucia. E poi puoi seminare fino a due campi con ortaggi e fino a due campi con il grano. Fino a due campi con ortaggi. Fino a due campi con grano. Ne hai fatti due e due? O due, due e uno. Fine! Quindi ritornano a casa. Ognuno deve avere spazio. Avere la sua stanzetta. Allora, tu la stanza ce l'hai. Allora, tu sei appena nato. Mettiamoti qua in alto. Tu la stanza ce l'hai. Tu la stanza ce l'hai. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E tu la stanza ce l'hai. Perfetto. Okay. E quindi vediamo cosa capita, se c'è un raccolto normale o no. No, non c'è il raccolto normale. Quindi noi adesso scegliamo se non fare la fase campo o non fare la fase allevamento. Io non faccio l'allevamento. Io neanche. Ognuno può scegliere per sé, ovviamente. Quindi io faccio la fase campo. 1, 2 e 3. Dopodiché si sfama. E io vendone 4, devo dare 8 cibi. 8, 9. Questi per me sono 5 cibi. 5 e 3, 8. Via, mangiamo due asinelli. 1, 2, 3, quanto dei? 2, 4, 6, 8, 9. Quindi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Controlla se sono 9. Ok. Sì, sì. Okay. E quindi ultimissimo round in cui sappiamo che ci sarà un raccolto normale, perché quelli rossi sono solo 3 e poi si passerà alla fase di punteggio. E quindi nuovamente qua c'è l'avventura che ci permette di armarci e poi fare due spedizioni. In realtà sono due spedizioni consecutive, quindi in realtà fatta la prima il mio si potenzia e alla seconda potrò prendere qualcosa di poi ancora più figo. Quindi rimpinguiamo tutto. Mini, pietra e minerale. Oppala, scusa. Qui, ah, vedi, tra l'altro. Come vorrebbe farlo? 1, 2 e 3. Qua ce ne sono già, quindi se ne mette solo una. Là ce ne sono già, se ne mette solo una. Uno qui, uno qui. Uno qui, messo? Sì. Perfetto. Qua? Sì, sì. Fatto? Sì, sì.
E quindi sono sempre io il primo. Sono sempre io il primo. Vediamo un po' cosa cavolo voglio fare. Allora, ok. Ok, vengo qua. Prendo pietre e scavo. Quindi così mi riempio anche tutta la parte dentro. E scavo, metto anch'io... Ah no, lì sono obbligato però a mettere questo, quindi corridoio stanza. Allora, a questo punto facciamo... Allora... Vengo qua. Ok, puoi al massimo darne via 8 per armare il nano di forza 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Quindi cappello da 8 e puoi prendere 3 cose fino a quel livello. Poi lui in automatico diventerà di livello 9. Allora, prendo una stalla. Ok. E la metto. Ok. Poi puoi arredarti una caverna volendo. Puoi prendere punti, cinghiali. Allora, vediamo un po' che manca. Non mi interessa. Sì, mi arredo una caverna che con due pietre, okay, vengo a prendere questa che non mi dà punti. Esatto, ma ti previene 7 punti negativi alla fine della partita. Negativi. Quindi eviti di perdere qualche punto. E a questo punto vengo a prendermi una pecora. Okay. E basta, le tue 3 ricompense le hai prese e lui da livello 8 diventa di livello 9. È la mia volta, io mando ancora avanti lui e lo mando qua a fare taglia e brucia, brucia. Prima di tagliare e bruciare, cioè ora, prima di seminare, converto un rubino in una zucca. Così posso seminare una zucca e un questo, e un grano, e quindi avere qua un'altra zucca e qua altri 2 grano. Allora io ho bisogno di andarmi a prendere legno là. Qui? Sì. Non là? No. Quindi la spedizione non la potrò fare perché quel nano non è armato. Io ho solo più 2 azioni. Che fantasia. Ho solo più 2 azioni. No. Cacchio, solo più 2 azioni. Porca miseria. E allora... solo più 2 azioni. Allora, cosa mi converrà fare? Dai, prendiamo un cane. E volevo prendermi ancora un po' di animali, ma... Vabbè, a parte che tu arredare caverne non lo puoi fare, non hai spazi vuoti. Vengo a prendermi i rubini. Che ne prendo 3... E in più, siccome ho almeno 2 miniere di rubini, ne prendo uno extra. Allora... Vai, forza 6. Ecco. C'è tu, c'è tu. Ma non posso. Quindi, quello. E poi, scusate, che mi sarebbe anche ancora piaciuto fare anche questa azione qua. Perché effettivamente è vero che io ho la stanza che mi darà punti per i minerali che ho. Però convertirli con quella carta mi dà più punti di quanti me ne darebbe la stanza. Però è andata male, basta così, vabbè. Mi ha tolto dall'impasse. 3. Quindi prendo 6 punti. No, perché ogni 2. Quindi devi darne 6 per fare 6 punti. Scusami.
ogni due minerali che si danno via, vale, ne sta dando via 6, che è il massimo comunque consentito, vale fa per ogni due minerali 2 punti, quindi fa 6 punti, 2, 4, 6 e un cibo, quindi 3 cibo. E poi devo dare 10 cibo, vabbè. Io allora, con la mia ultima azione, con lui che ha forza 7, vengo qua. Allora, lui già è armato, quindi non può forgiarsi nuove armi, eh? Solo i nani disarmati possono forgiarsi nuove armi. Dopodiché ho due spedizioni, da entrambe prendo una ricompensa, però essendo consecutive, che succede? Che io adesso prendo una ricompensa di livello 7 e prendo arreda una caverna, dove con due legni e una pietra mi prendo questa qua lontanissima, la più lontana che c'è, che alla fine della partita mi darà due punti per ogni stanza gialla che io ho messo nella mia caverna, lei inclusa, e la posso mettere qua. Dopodiché lui ha fatto la spedizione e quindi le sue armi si diventano più potenti, arriva a 8, e ora c'ho ancora una spedizione che la posso fare con livello 8 e potrei guarda, giusto per livello 8 mi prendo un cinghiale perché non ce l'ho e così ce l'ho. Proviamo a fare questo allora. E poi lui diventa di forza 9. Non che cambi nulla alla, alla fine della partita, però facciamolo. Allora, prendo un cane. Ok. No, devo andare. Scusa, devo andare lassù. Dove c'è la pietrolina lì? Per prendermi. Ok, io ho finito i miei nani, quindi Vale c'ha la sua ultima. Poi, una caverna, cosa posso? Ah, quello là, carino. Sì. Sì. Metti quella là, ti dà 9 punti. Quale? Per ogni lano armato. Sì. Eh sì. Costa 3 legni e 2 pietre. Sì. C'hai tutto. Poi faccio quello che volevo fare a sto punto, venire qua, prendermi il cane. E arredare una caverna. E arredare la caverna, quindi 3 legni. E due pietre, questa tessera qua, il deposito delle armi, alla fine della partita Vale darà 3 punti per ogni nano armato, per ogni nano col cappello che ha. E solo una cosa, non importa, avevi mandato avanti prima questo che era più forte di questo, ma non importa. Ah, ah, ah no, si è potenziato dopo, sì, forse? Quello lì avevo fatto, ho comprato quello da 8. Ah, perché è andato uno uomo... Niente, cagata mia, scusate. Ricordatevi, come sempre, che devono andare prima i nani più deboli, ma lì c'è andato uno che aveva forza 0, che poi si è armato e quindi ora giustamente è più forte degli altri. No, ma ci sta anche che vestì, però quello no, però sì. No. È impossibile perderlo di vista sta cosa che deve andare dal più debole al più... Comunque, è tutto giusto, è tutto giusto. Brava Valentina, io non... Scusa. Ok. Fatto? Hai arredato? Hai comprato? Hai finito i tuoi nani? Sì. Quindi, ritorno a casa, che possiamo anche non più farlo e lasciarli lì. E ultimo raccolto, che ovviamente è verde. E quindi c'è un raccolto normale. Raccogliamo uno da ogni cosa che abbiamo. Sì. Dopodiché... La sfamare. Quindi, sfamare. Due, quattro, io devo darne 8. 10. Io devo darne 8. Allora, a me questi due sono 5. Ora fammi ragionare se mi conviene di 3, più 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Se mi conviene di più trasformare un rubino in una zucca, che così me ne dà altri 5. In realtà avanzo 2 cibo che non mi servono a niente. 6. 3, 4 e 5. Però credo che sia la cosa che mi convenga di più. Ne possiamo anche mangiarci le monete. 3 monete sono 2 cibi. Quindi ne mancano 3. Che potrebbe essere una coppia d'asini, ma mi mangio 2 punti. Il rubino in realtà per me anche sono comunque 2 punti, quindi mi cambia poco. E allora a sto punto... A sto punto mi mangio davvero i 2 asini. Che però poi non ho comunque la mano, è uguale. Vai, mi mangio 2 asini che sono 3 più 5 della mia conversione grano e zucca, vado a 8 che aspetta, è ciò che devo contando. Pagare. Allora, io 10, quindi facciamo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Sì, un grano in realtà non ti cambia ancora sui punti. 8. E poi mangiarti le pecorelle, non lo so, sono due punti, dipende, più o meno ti convengono di più le pecore, perché poi sono quelle che poi comunque si riproducono comunque, anche se te le mangi. 8. 9 e 10. 9 e 10. Ok, perfetto, lasciamoli pure lì. Quindi abbiamo sfamato, c'è ancora l'ultima fase allevamento. Quindi io ho almeno una coppia di pecore, una pecora mi nasce. O almeno una coppia di asini, un asino mi nasce. Ho solo un cinghiale, quindi nada, non mi nasce. Quindi tieni. Allora, a me la pecora nasce. Il cinghiale mi nasce. Ok. E l'asinello anche. Però dove lo metto? Sì. L'asinello lo puoi mettere... Allora, se io il cinghiale... Il cinghiale può stare anche nella foresta. Però con una stalla, non con un cane. Il cane non riesce a tenere il cinghiale. Eh no, non ti sta. Quindi decide tra cinghiale o asino. Però tu hai 1, 2, 3, 4, quanti hai? 6. Loro i cani ti guardano al massimo 5 pecore. Pecore. No, ma vabbè, le pecore vanno bene. Tanto vabbè, è uguale, fondamentalmente, valgono tutti un punto, non cambia perché niente. Perché io posso mettere, che ne so, 3 pecore qua, ma va bene. Ah no, aspetta, forse riesce a farle stare perché tutte. Io metto perché 3 pecore qua te ne guarda 2 e qua te ne guarda 4 e quindi riesce a farle stare tutte fuori. Qua, questo me ne guarda 2. Esatto, va, riusciva. Come vedete è un po' più facile riuscire a... E questi li metto tutti insieme qua. Va bene, all'aria, fuori all'aria, chiusi sottoterra, al buio, effettivamente non va bene. Ok. Fatto, e quindi passiamo alla fase punteggio. Abbiamo finito la nostra partita, prendiamo il blocchetto che ci segna tutti i punti. Siamo scarsi, ok? Sì, noi avvisiamo. Qua è normale fare 150-200 punti, noi ne faremo 40-50. Accontentatevi di aver tanto visto il flower del gioco, l'avete visto. Esatto. Vai amore, dici cosa dobbiamo calcolare. Vale e Albi. Allora, un punto per animale e per cane. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 punti. 15. Io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Meno 2 punti per ogni animale assente. Nessuno di noi ha le mucche. E voi infatti direte: ma dove sono le mucche che non ci sono sul tabellone? Le prendi con le spedizioni oppure convertendole con i rubini. Noi abbiamo scelto di non farle. Danno molto cibo anche, però a me non è quasi mai convenuto prenderle. Meno 2 a te e meno 2. Mezzo punto per grano arrotondato per eccesso. Esatto, io vendo, qua si calcola anche il grano che ancora è seminato nei campi. Io ho 4 grani, quindi faccio 2 punti. Vale ne ha 5, fa 3 punti. Un punto per ogni ortaggio. Io ne ho 1, faccio un punto. Vale ne ha 1, fa un punto. Un punto per ogni rubino. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono 6 punti. Un punto per ogni nano. E io ho 4 nani, quindi faccio 4 punti. Vale ne ha 5, fa 5 punti. Meno 1 per spazio non utilizzato. E io quindi faccio meno 2 perché ho 2 spazi non utilizzati e vale anche. Però io ho la carta. Però poi li calcoliamo tutti quanti dopo i punti delle tessere gialle. Ok, vabbè, che mi proteggeva dai punti negativi facevo che... Sì, ma lo segni dopo. Ti assegni tanti punti negativi fino a 7, quanti sono i punti negativi che hai. Ok, a posto. Poi abbiamo arredamenti, pascoli e miniere. Esatto, questo vuol dire tutti i simboletti scritti all'interno degli scudetti che abbiamo. Dove c'è l'asterisco ancora non lo calcoliamo. Io quindi faccio 2 più 4 che sono 6. Questo non lo calcoliamo. 6 e 4, 10, 13, 16, 17, 18, 18 e 4, 22 e 3, 25. 13, 16. 22, 25. Io 3, 6, 9, 12, 15. Più 4, 19. Allora, bonus, punti bonus per botteghe, depositi e camere. Esatto, quindi quelle gialle che hanno un asterisco. Io faccio 2 punti per ogni gialla, quindi sono 2, 4, 6 da questa.
Allora, aspetta, sei, diciamo. Questo qua mi dà un punto per ogni rubino. È vero che io li ho già fatti, ma semplicemente ne faccio altri, quindi faccio altri 6 punti. E poi faccio un punto ogni due minerali che ho. E quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8. Sono 8 punti. Allora, io ho questo, il deposito delle armi, che mi dà 3 punti. Per ogni nano armato, quindi sono 9 punti. 9. Poi, questa dimora mi dà 3. Ma l'hai già calcolata. Questa qua la vediamo subito. Qua fai un punto ogni due pecore che hai, quindi sono 3 punti. E poi hai dei punti negativi? Quanto hai di punti negativi? Oh, meno 2 punti negativi, meno 4. Meno 4, quindi segnati ancora più 4, perché quella stanza lì le blocca, diciamo, le fa recuperare fino a meno 7 punti negativi. Vale, ne va solo meno 4, quindi boom, buono così, non li ha persi. Più 4. Segnati più 4. Che casino. Monete d'oro e elemosina. Zero. È complicato il conteggio dei punti che ha. Zero, io monete d'oro, vale 10. 4, 6, 10. Elemosina, niente. Niente, nessuno. È raro prendere l'elemosina a caverna. Allora, contiamo insieme. Vai. Meno 2 e più 2 a te ti sei. E quindi, ora che siamo giunti alla fine, al netto di quella mia piccola imprecisione sulle miniere, che mi sento molto, molto in colpa e non aver refillato giustamente questa tessera, ma come sapete sempre, mentre registriamo, siamo molto concentrati sull'oddio, devo ricordarmi di dire tutto, devo spiegare bene, devo chiacchierare, devo non essere noioso, non devo lasciare tempi morti, e ogni tanto magari qualcosina scappa. Soprattutto quando hai paura che non tutto stia nell'inquadratura. Allora. Però, sentiamo. No, dobbiamo contare insieme. Ah! Però iniziato, stavo facendo. Allora, 15, 3, sì, 18. 18. Più 10? 28. Più 25? 28 più 25 sono 53. Più 12? 65. Più 8? 65 più 8, 73. 73. Punteggi bassissimi, comunque. Sappiatelo, si possono fare molti più punti di quelli che abbiamo fatto noi. Allora, 4. Allora, 16. Sì. Più 9 25 più 19 44 più 9 4 più 9 53 più 7 60 più 10 70 73 70 è finita? Sì. Per chi? Te. Di 3 punticini! Pur con un mano in meno sono riuscito a strappare 3 punticini alla Vale, che non è... Vedi, sulla fine questa qua non ti ha poi fatto così tanto gioco, perché... Aspetta che prendo appunti, dimmi. Allora, la camera di scrittura non mi ha fatto tanto gioco. Esatto, va bene. Comunque, questo è Caverna, che vi ricordiamo è finalmente ritornato disponibile in una nuova edizione di Asmodee Italia. Non dovrebbero esserci grossissime differenze, no, rispetto a quello che avete visto qua sul nostro tavolo, perché non è stato come Agricola, che ha avuto proprio una nuova edizione. Questa è più che altro una ristampa del giocone, che non so se l'abbiamo detto, ma si può giocare fino in 7, ma di sicuro l'avete letto nelle grafiche del nostro fantastico regista Damiano. Lasciateci un like e un commento per dirci se preferite Agricola o Caverna, ora che li avete visti tutti e due. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo video e vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. Ciao!